Tadej Pogacar. Ti piace vincere facile, Sì, eh. eh? Sì. Beh, io dico un cognome che vale doppio, quindi vale per Prendo e pago uno, dai, ci sta. Sì. Francia, e Francia deve essere Romain Bardet. Ci può stare. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, ieri nel video speciale dove ho fatto il recap della settimana, dove vi ho portato due nuovi ospiti, abbiamo indovinato come si svolgeva la gara di oggi e abbiamo indovinato quali sono i protagonisti. Perché a vincere oggi è stato Valentin Paré-Pen, che è stato nominato da Nicola, e in seconda posizione è arrivato Bardet, che è stato nominato da Stefano. Io in realtà me ne immaginavo diversamente la tappa di oggi, non immaginavo che arrivava una fuga. La fuga ha fatto fatica a partire oggi perché nei primi chilometri di gara è stata molto combattuta e sono andati a un ritmo altissimo. La fuga ha fatto veramente tanta fatica ad andare. All'inizio erano usciti fuori in tre Kindern-Hermans, De Marchi e Clark. Questi tre hanno continuato a tenere un ritmo altissimo e rimanere a 20-30 secondi dal gruppo che continuava ad uscire gente, ad entrare. Finché poi si è sganciato un gruppetto di una ventina di corridori all'incirca. Davanti, Kindern-Hermans non ce l'ha più fatta e sono rimasti in due, De Marchi e Clark, che continuavano ad avere sempre una trentina di secondi dagli inseguitori. Finché poi il gruppo della maglia rosa ha lasciato andare la fuga. De Marchi e Clark si sono voluti fermare, hanno aspettato il gruppetto che era pochi secondi dietro di loro. E da là è nato il tentativo di fuga. Però la fuga è partita dopo un bel po' di chilometri a metà gara, quando iniziavano le salite. È stata molto interessante e molto combattuta. A inizio gara stava andando come me ne immaginavo io, quindi l'UE che teneva e magari qualche altra squadra che voleva guadagnare posizioni che teneva ferma la corsa, perché essendo la tappa dopo il giorno di riposo. Se qualcuno della squadra aveva la condizione buona, un qualcuno che era in classifica, poteva provare ad attaccare sperando che qualche altro contendente alla maglia rosa poteva saltare. E in realtà qualcuno è saltato, non del tutto, ma è saltato, tipo Uijdebroeks, nell'ultimo chilometro ha fatto vedere che era in difficoltà. Non ho nominato i corridori che sono andati via da questo Giro d'Italia, perché dopo il primo giorno di riposo, che è stato ieri, ci sono stati tanti ritiri. Soprattutto Olaf Koy, che ha vinto a Napoli domenica. Si dice che ha preso un virus, e oltre a lui altri della Visma, quindi può essere che Charles Uijdebroeks abbia contratto questo virus, visto che oggi ha avuto un po' di difficoltà a seguire gli altri della generale. Dopo andiamo a vedere anche nel dettaglio cosa è successo. Oltre a Koya, anche Canter della Stana si è ritirato e Vernon della Israel. Quindi altri due buoni velocisti, che in realtà non abbiamo visto tanto nella prima settimana. E devo dire che Olaf Koy, adesso che è andato via, Jonathan Milan diventa più facile per lui conquistare la maglia ciclamino, perché Olaf Koy, secondo me, era quello che poteva impensierirlo di più. Ma non pensiamoci e speriamo di non vedere altri ritirati, perché negli ultimi anni, al Giro d'Italia, dopo il primo giorno di riposo, soprattutto tanti si ritiravano. Io mi aspettavo anche un team Merlier, che di solito, almeno nelle ultime edizioni dove ha corso il giro, ha optato per questa strategia, fare una settimana di giro e poi ritirarsi. Non bellissima come cosa. Detto questo, ritorniamo a noi, ritorniamo a quello che è successo oggi. Devo vedere nella fuga davanti cosa è successo, prima di vedere cosa è successo negli uomini di classifica dietro, che se la sono presi un po' con comoda. Non tantissimo in realtà, perché prima parte di gara, come vi ho detto prima, è stata molto battagliata e sono andati molto forte. Sono andati all'incirca un 52 di media, quindi non si sono di certo risparmiati. Partita la fuga a metà gara, gruppo di 15 corridori, dove all'interno c'era gente interessante, gente che andava forte in salita, dai quali Valentin e Aurélien Paré-Pentre della Decathlon. Valentin Paré-Pentre che è andato poi a vincere, c'era Romain Bardet, c'era Filippo Zana, c'era Pozzovivo, quindi di gente forte ce n'era, c'era Jan Tratnik che ha provato ad andare via in solitaria in meno 35. Poi è stato ripreso da Valentin Paré-Pentre ai meno 2 km. È stato interessante perché all'interno i corridori che vi ho appena nominato, soprattutto Zana e Bardet, erano lì vicini nella classifica e con questa fuga sono riusciti a rientrare nella top 10. Perché esattamente Romain Bardet adesso lo troviamo in settima posizione dietro a Tiberi e Filippo Zana lo troviamo in nona posizione dietro a Lorenzo Fortunato. Quindi comunque questa fuga li ha anche avvantaggiati per la classifica generale, contando che domani è una tappa piatta, comunque adesso possono provare anche a mantenere quella posizione.
soprattutto per Zana, una top 10 secondo me potrebbe valer tanto, anzi. E tutto questo grazie alla fuga. Ritornando a quello che è successo, Tratnik ha provato a uscire in meno 35, è rimasto davanti fino all'ultima salita, dietro c'era il gruppetto, si sganciano Pozzo Vivo, Pare Pentre, Bardet, più forte in salita, ad inseguire Tratnik, finché a un certo punto partono i due francesi. Due francesi che abbiamo nominato nel video di ieri, che se non avete visto vi consiglio di andarlo a guardare, perché rispetto a questi video che sono da solo, siamo in tre e abbiamo detto tante cose interessanti. C'è anche la possibilità di andare a ascoltarlo nel podcast, il mio podcast che è DS Cycling, basta ricercarlo su Spotify con questa scritta, oppure qui sotto in descrizione del video trovate il link. Ritornando a noi, partono i due francesi che hanno fatto vedere che erano i più forti in salita, Pare Pentre e Bardet, vanno a riprendere Tratnik, che a quel punto vale in tempo Pare Pentre, va via. Ha già fatto vedere settimana scorsa, il sabato, che andava molto forte, che aveva una bella condizione, ha staccato Bardet e è andato a vincere la sua prima gara nel World Tour, come ha fatto l'anno scorso anche al Giro d'Italia suo fratello Aurélien Pare Pentre, che era dentro la fuga, anche lui si è piazzato nella top 10. Nel gruppo dietro invece a far l'andatura è stata la Bahrain per Antonio Tiberi, si è messo davanti negli ultimi chilometri di salita Caruso, che era nel gruppo dei fuggitivi, si è fatto riprendere, poi si è messo davanti Tiberi, la Bahrain per Tiberi, per avvantaggiarlo per la maglia gran bianca, perché si vedeva che Uwe Groups non era al top oggi. Infatti si è staccato, si è messo poi davanti Boden della Decathlon, e a quel punto eravamo all'incirca l'ultimo chilometro, Chad Udebrooks ha iniziato a perdere le ruote del gruppo, si è accorto subito Ben O'Connor, che è quarto in classifica, con tallonato poi da Udebrooks, che era in difficoltà, e ha fatto una volata molto lunga e ha colto la prima posizione nel gruppetto e ha guadagnato poi un po' di secondi su Udebrooks, che si è staccato. E questo è l'ordine di arrivo di oggi, e adesso vi faccio vedere anche nel dettaglio la classifica generale. Rimane sempre più saldo Tadej Pogacar, che è da adesso in poi che ha già un bel po' di vantaggio e secondo me può anche accumulare nella prossima cronometro di Desenzano del Garda, controllerà di più la gara, magari non faticherà troppo proprio perché quest'anno dovrà fare anche il Tour de France e vedremo altre situazioni simili a quella di oggi. E detto questo però andiamo a vedere velocemente la tappa di domani. Tappa di domani, che è la tappa numero 11, la tappa è una tappa per velocisti, tappa lunga da 207 km con 1850 metri di dislivello, sarà la Foiano di Valfortone, Francavilla al mare. Tappa quindi all'inizio leggermente mossa, grazie a quelle montagne iniziali, diciamo arriviamo ai 1850 metri di dislivello e poi diventa piatta, quindi perfetta per i velocisti. Andiamo a vedere ora il mio favorito. Allora, dopo i favoriti che abbiamo indovinato ieri, mi è venuta una mezza idea in testa, ma scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Facciamo un gruppo Telegram dedicato alle scommesse, giusto per divertirci, giusto per giocare assieme e vedere i favoriti. Anche molto bello, io mi diverto a fare i testa a testa tra un corridore e l'altro sulle scommesse, ma ditemi voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, perché ora andiamo a vedere il favorito di giornata. Domani, essendo un arrivo in volata, secondo me riuscirà a vincere per la seconda volta Jonathan Milan. È troppo forte e lo ha fatto vedere in tutte queste prime volate. Non ci sarà più Olaf Koy. Tim Merlier secondo me sarà più appesantito e se devo dire un nome sarà quello di Jonathan Milan. L'altro nome che vi vorrei anche dire è quello di Alberto Dainese, di stare attenti a lui. Quindi occhio questi due nomi. E detto questo, il processo alla tappa di oggi è finito e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Se lo fate, siete dei grandi, sapete che questo è anche un podcast, quindi lo trovate su Spotify, il nome del podcast è DS Cycling. E detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.